gelato, gelato, tutti i gusti del gelato sono freschi e deliziosi, sono gusti favolosi. Vorrei un cono al gusto di torta al formaggio. Straordinario, grazie. Andiamo, Wilson. Gelato, tutti i gusti del gelato. Wilson, come va, bellezza mia? Bene, grazie. Oh, perché non gli ho chiesto aiuto? Adesso è troppo tardi. Oh. Ma questo è ridicolo! Dov'è finito Wilson? Non è mai successo che a una fiera del gelato non ci fosse il gelato! È un vero disastro! Ha promesso a V che non l'avrei delusa! Devo assolutamente chiedere aiuto! Anche se così mi mostrerò ridicola agli occhi... dei frostini! Gelato? Tutti i gusti del gelato sono freschi e deliziosi! Frostini! Sono... Frostini! Yeah. Frostini! Avrei dovuto portare il gelato alla fiera un secolo fa! Ma con te mi stavo divertendo così tanto che non mi sono accorto del tempo che passava! E non ti preoccupare, succede spesso quando si è in compagnia del grande Frostini! Sono davvero in ritardo, i vagoni sono troppo pesanti. Ha bisogno del tuo aiuto o la gente non potrà provare il tuo gusto, follia di torta al lampone. Questo sarebbe una grande catastrofe. Voliamo. Voliamo? Voliamo significa facciamo presto, Wilson. Oh, grazie, Frostini. Arrivati. Grazie, Sefi. Il rilevatore dice che devo mettere Sefi fuori servizio. Dice che stai trasportando un carico pericoloso. Credo stia parlando di te, Edo. Il rilevatore è andato in tilt. Sarà meglio portarlo in officina, così potrò dargli un'occhiata. Mi sembra che Harry sia a posto. Nessun problema rilevato. Spero solo di non essermi sbagliato. Holwyn non ha problemi, almeno io credo. Mi sembra che il suo fischietto non funzionasse molto bene. Avrei dovuto dirle qualcosa. Che cosa stai facendo? Sto rilevando problemi. C'è del vapore che fuoriesce dal tuo bocchettone. Ti consiglio di passare in officina a fartelo controllare. Davvero? Di solito lo fa sempre. È meglio prevenire che curare. Non vogliamo che capitino incidenti. Va bene, hai ragione. La tua caldaia è a posto, Pete. Fidati. Ma prima Memory ha detto che era calda. Deve essere calda, altrimenti non scalderebbe l'acqua. Emery si è fatto prendere la mano con questa storia del rilevamento dei difetti. Ma quanto ci mette? Il problema principale di questo tipo di tecnologia è che è vecchia e da aggiornare. Edo, dottoressa Ling, avrei avuto un'idea. Se riusciste a far parlare il rilevatore, V non dovrebbe più essere il tramite. Emery, la tua è una grande idea. Ricostruirò il rilevatore. Oh, bella mossa, amico. E so anche quale voce potremmo utilizzare. Attenzione! Non hai problemi. Funziona tutto alla perfezione. Wow-hey! Perfetto, grazie! Aspetta, ma lo hai detto senza muovere la bocca? Lo so, è sbalorditivo! Le meraviglie della tecnologia moderna! Ah, sono ancora quassù! C'è qualcuno che può aiutarmi? Scusa, Wilson, per farlo funzionare devo cambiare un pezzo. Posso andare a prenderlo io? No, non credo. La fabbrica dista molte miglia da qui. Non la troverai mai da solo. Posso andarci con l'aiuto del navigatore? Così non mi perderò. Beh... Ti prego, Edo. E va bene. Yeah! Sono 3625 colpi di fischietto, per l'esattezza. Il satellite dista 3625 colpi di fischietto. Li ho contati personalmente, due volte. Oh, bene. Grazie. Il navigatore ha qualcosa che non va. Credo che quel satellite non funzioni molto bene. Vorrei andare nello spazio per potergli dare un'occhiata. Ti do un passaggio io. Davvero? Allora partiamo.
3625 colpi di fischietto. Ci siamo! Come ti sembra? A occhio e croce mi sembra a testa in giù. Ora lo sistemo subito. Ricalcolo del percorso. Dirigersi verso il basso, esattamente per 3625 colpi di fischietto. Perfetto, funziona di nuovo. Ora ritorniamo subito a Chuggington. Tieniti forte! Max, tutto a posto? Sì, qualche problema con il navigatore, ma l'ho aggiustato. Oh, ottimo lavoro, amico. Grazie, Edo. Oh, ho preso quel pezzo. Finalmente! Torno subito. Ecco, ora puoi riprovare. Sono libero! I canguri sono davvero meravigliosi. Ehi, Wilson, quanto riescono a saltare i canguri? In alto fino all'occhio di una cavalletta. Eh? Oh, forse era una torta di mele. Oh, un uccello che vola. Chi vuole vedere delle scimmie? Ma dov'è Wilson? È già partito con i bambini. Cosa? Ma non è pronto. Quel trenino questa volta è proprio uscito dai binari. Guarda, ce n'è una! Quest'animale ha una lunga proboscide al posto del naso. Ah? No, non è vero! Ops, ho confuso la coda con il naso. E che cosa mangiano loro? Loro mangiano... banane! Andiamo. Ma dove lo mette tutto quel fieno? Allora, adesso andiamo a dare da mangiare alle scimmie. Sì! Loro quanto fieno mangiano? Le scimmie non mangiano il fieno. Mangiano prevalentemente frutta. Potresti andare al frutteto a prendere delle mele per loro? Certo, puoi contare su Coco. Grazie. Allora ci vediamo là. Ora vedrete una piccola giraffa. Ha le dimensioni di una caramella e vive nella tasca della madre. Non vedo caramelle. E io non vedo nessuna tasca. Oh, accipicchiola. Cosa aveva detto Mambo sulle giraffe? Aspetta, ecco, ho trovato. Loro nascondono la testa nella sabbia quando hanno paura. Quelli sono gli struzzi. Guarda che lo sanno tutti. Tu non sai niente. Sì, riportaci indietro. Noi vogliamo una nuova guida. Io l'avevo detto che ero solo un aiutante. Anch'io sto imparando. Scusate se non vi ho fatto fare un bel giro. Siamo pari. Ottimo lavoro, Coco. Ora devo andare a riposare un po'. Guarda, Coco e Harry hanno vinto la medaglia dell'alta velocità. Yeah! Veramente questo tipo di medaglia è sempre esistita, ma nessun apprendista l'ha mai vinta, nemmeno Harry. E tu invece? Io non sono un treno fatto per correre come Coco. Sarebbe perfetta per te. Già, chiedi a V se puoi gareggiare. Sarei la prima a vincerla. Per vincere la medaglia dovrai completare il tragitto in 30 minuti. Chiaro, V. Pronti? Partenza. Via! Yuppi! Vai, Coco! Sei verde. Sei bianca. La più veloce. E mai stanca. E Coco parte a tutta velocità. Devo resistere. Coco sembra stanca. La velocità è diminuita e mancano solo 5 minuti. Andiamo, Coco! Tieni duro! Non riuscirò mai a raggiungerla. Sono stanca. Su, andiamo, Coco! Ingrana la marcia! Mi mancano le forze! Tu puoi farcela! Sei verde, sei bianca, la più veloce e mai stanca! Se c'è qualcuno che può vincere, quella sei tu! Vai, Coco! Vai, Coco! Mancano 2 minuti! Il traguardo si sta avvicinando! Riuscirà Coco a farcela? Certo che ce la farà! Vai, Coco! Vai, Coco! Vai, Coco! Puoi farcela! Forza! Brava, Tony! Congratulazioni, Coco! Sì! Da oggi sei il primo trenino ad aver vinto la medaglia dell'alta velocità! Ben fatto, Coco! Sì! Forza, Bea! È ora di mettersi al lavoro!
Non mi sento molto bene. Che cos'hai? Mi sento molto stanca. Oh no! Credo che sia meglio che io resti qui oggi. Ho bisogno di molto riposo. Oh, va bene. Allora devo dire a V di avvisare il signor Dunbar. Perfetto, così non dovrò fare quel noiosissimo lavoro. Nessun problema rilevato. Nessun problema rilevato. Puoi dirmi esattamente che cosa ti senti? È come se all'improvviso non avessi più energie. Faccio molta fatica quando devo muovere le ruote. Beh, forse ci sarebbe una spiegazione, ma è una eventualità molto rara. È semplice, il tuo motore riceve energia da un volano. Un volano? Sì, sì, è quello. Scommetto che è proprio lì il problema. Oh, ed è una cosa seria? Sì, molto. Povera Bea. Un'imbracatura? Ma perché non posso andare sulla piattaforma rotante? Perché... purtroppo dovrò smontarti le ruote. Le mie ruote! E poi dovrò smontare anche il motore. Vuoi togliermi il motore? No! È un lavoro lungo e quindi resterai qui tutta la notte. Rimanere qui? Tutta la notte? Tutta da sola? Oh no! Che cosa ho combinato? Deve essere arrivato quel pezzo. Va bene, Bea. Possiamo iniziare. Oh. Prima le ruote. No! Non aver paura. Oh. Marco si prenderà cura di te. Fidati, è molto bravo. Ma non c'è niente che non funziona in me. Che vuoi dire? Oh. Me lo sono inventato perché non volevo fare il lavoro che ci aveva assegnato Dunbar. Oh, Bea, ma come hai potuto? Ci siamo fatti tutti in quattro per te perché stavi male. Eravamo così preoccupati. Scusate, mi dispiace tanto. Wilson! Oh. Ciao, Coco. Che è già mattina? Ho vinto. Ora svegliati, Wilson! Sei in ritardo! Cosa? Dovevi già essere all'ufficio smistamento! Oh no! Devo fare il più in fretta possibile! Sono qui! Mi dispiace, sei arrivato troppo tardi, Wilson. Christian è dovuto partire per portare la posta nelle stazioni succursali. Oh no, questa proprio non ci voleva. La posta qui a Chuggington non era mai arrivata in ritardo prima d'ora. Sono davvero mortificato. E se adesso smistassimo noi la posta e la portassi nelle varie succursali? È una buona idea, ma non saprei cosa dire. Penso che ci vorrà davvero molto tempo. Ma sono io che ho causato questo ritardo e se posso vorrei rimediare. Se lavorerò duramente, posso ancora farcela. Beh, suppongo che non abbiamo niente da perdere. Va bene, tesoro. Subito al lavoro. Grande, questa volta sarai orgogliosa di me. Ho consegnato tutta la posta. Ben fatto, Wilson. Sono orgogliosa che tu sia riuscito a sistemare le cose. Mi dispiace di aver deluso tutti. Non succederà ancora, te lo prometto. Bene, spero che tu abbia imparato qualcosa oggi. Sì, Vi, dormire è davvero importante. Sì, lo è. Non dovevi lasciarlo. Tu andavi troppo veloce. No, non è vero. E invece sì. Accipicchiola, ti ringrazio, Coco. Ci è mancato davvero poco. Superlock aveva ragione. Quel trucchetto può essere molto utile. Sì, e tu sei stata bravissima. Eri anche in retromarcia. Io non ci sarei mai riuscito. No, non è vero. Tu sei bravo esattamente come me. Devi solo credere in te stesso e fare più esercizio. Grazie, Coco. Hai ragione. Da qui in poi vado avanti da solo. Ci vediamo dopo. Va bene, gente. Tutti ai vostri posti. Ma io ho lavorato duramente. Questo non è giusto! Silenzio sul set e... azione! Stop! Qualcuno sistemi quella luce. Riprendiamo tra un minuto.
È la mia occasione! Non me ne andrò finché Superlock non avrà visto cosa so fare! Ma Coco! Via dal set! Ehi, Superlock! Guarda qui! No, Coco, fermati! Ferma, non puoi andare lì! Ho detto via dal set! Ferma, Coco! Che cosa stai facendo? Il mio vagone! Scusami, Coco. Ho dovuto farlo. Potevo essere io! Tu mi hai salvata! Ehi, avete visto? Spettacolare! Un'acrobazia davvero impressionante! Oggi hai dimostrato grande coraggio e una mirabile destrezza. Io non avrei potuto fare di meglio, ragazzo. Beh, non volevo che si facesse male. Sei stato fantastico, Bruno! Molto sicuro di te. Usa la sabbia! La sabbia! Che meraviglia! È una cava di ghiaccio! 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 Questo posto è davvero fantastico! Coco, andiamo in esplorazione! È perfetta! È straordinaria! È stupefacente! Sta attento! Ciaca, ciaca, ciaca! Ops! Questo coperchio dovrebbe essere chiuso! È ora della sabbia! Ah? Come faccio a fare questa salita senza la sabbia? Per fortuna il mio motore mi terrà al caldo. Ho trovato! Forse posso scaldare la sabbia con il mio motore. Wilson, tu sei un genio! E ora alla massima potenza! Presa su queste rotaie. Fermatevi voi due. Dobbiamo aspettare le indicazioni. Tanto c'è solo una strada che porta all'uscita di questo tunnel, Bruno. Ma sì, lo sanno tutti. Andiamo a vedere qual è la sorpresa. Io invece rimarrò qui. Non vedi che ci sta rallentando, Bruno? Non è vero. Io seguo solo le istruzioni. Voi due non ascoltate mai. Va bene. Noi intanto andiamo, giusto, Wilson? Sì, noi ce ne andiamo. Ma in questo modo perderete sorpresa! La... Sorpresa! Oh! Ciao, Edo! Scusa, amico. Ho il prossimo indizio. Pronto? Ecco che arriva! Ah, sapevo che dovevamo aspettare. Il rosso significa alta. Il verde significa avanti. Hanno riaperto il vecchio binario! Sì, hai indovinato! Ehi, va dove c'è l'azione, amico! Wilson, Coco, tornate qui! Avete sbagliato! Bene, come volete, andrò per la mia strada. Vorrà dire che la sorpresa sarà tutta per me. Presto succederà qualcosa! Mm-hmm. Sì, da un momento all'altro. Oh, un train in cinema! Io non sapevo che ce ne fosse uno qui! E ora le roboanti avventure di Superlock in un film carico d'azione! Wow! Ma questo è un film con Superlock! Questa sì che è una grande sorpresa! Forte! Chi è forte aiuta la gente e non ha paura di niente? Superlock! Esatto! Per tutti i fischietti! È davvero meraviglioso! Una proiezione tutta per noi e... Oh, se non fosse che Coco e Wilson non sono qui
E non potranno vedere il film di Superlock insieme a me. Oh, ciao, Wilson! Pronto per la diretta? Sì, certo, Christian! Sicuramente sarai molto nervoso, lo sarei anch'io. Ecco, adesso quei due parleranno per ore. Posso prendere io la telecamera? Certo! Forza, Leo, facciamoci un giro! Tutti in città parlano del tuo debutto in televisione. Davvero? Oh, sì, questa sera Chuggington ti guarderanno, proprio tutti. Meglio che torni a esercitarmi. Buona fortuna! Ricominciamo da... Leo? Bea? Dove siete? Oh, accepicchiola! Hanno preso il vagone con la telecamera! Leo! Bea! Finalmente! Cosa credevate di fare? Scusa, abbiamo perso la cognizione del tempo. Non dovreste prendere le cose senza avere il permesso. Ora mancano solo 10 minuti alla mia diretta. Scusaci. Non devo perdere un attimo! Buona fortuna! Ti guarderemo alla TV! Tenetevi pronti, mancano 10 secondi alla diretta! A presto, Wilson! 10, 9, 8, 7, 6, 5, eccomi, sono arrivato! 3, 2, 1! Buonasera, qui il vostro inviato speciale Wilson che vi parla in diretta dal noto ponte sul confine. Questa sera sono venuto per annunciarvi che il ponte verrà riaperto ed io sarò il primo ad avere l'onore di attraversarlo. Forza, andiamo! Wilson sta facendo un lavoro trentastico! Oh, sì, è un vero talento! Sono molto fiero di quel trenino apprendista! Diventerà una star della televisione! È uno spasso viaggiare su queste rotaie! Oh, ma io sono in diretta! Perfetto! Cosa posso dire di più? È un ponte meraviglioso! Dal vostro inviato speciale Wilson è tutto! Ci vediamo alla prossima! Buonanotte! Ma se noi ci scambiassimo il lavoro, io potrei fare i frullati e tu pulire il deposito senza essere disturbato! Ci sto! Va bene, mettere la frutta! Più difficile di quanto sembri. Lasciatemi in pace, vi prego. Aiuto, aiuto. Lampo, devi aiutarmi. Per sbaglio ho rotto un alveare e adesso le api non mi lasciano in pace. Tranquilla, non aver paura. Stanno solo cercando una nuova casa. Forse possiamo farle uscire usando il miele. Miele? Sì, adorano il miele. C'è un dosatore nel frullatore, puoi prenderne un po'. Ops, scusami, Lampo. Non era certo quello che avevo in mente. Scusami, è tutta colpa mia. Dobbiamo assolutamente trovargli una nuova casa. Oh, le api adorano la loro nuova casa. Missione compiuta. Sarà meglio tornare a lavoro prima che Frostini vada su tutte le furie. Sì, diamoci da fare. Ho passato un po' di tempo all'aperto. Wahey! Ce l'ho fatta! Io ce l'ho fatta! Io stavo quasi per promuoverti un attimo fa, però ora ti boccio. Ma non sono stato io a urtare il vagone passeggeri. Irving? Simpkins? Che cosa? Cioè, volevo dire, piacere di vederti.
Ora parliamo del test di Coco. Ho paura che non lo abbia superato. Solo per colpa di quella tua stupida macchina. Andava bene fino a che qualcosa non ha squillato. Sì, ma vedi, le procedure dei test del ministero... Ricordo che durante il mio test per diventare addetto al riciclaggio, un giovanotto stava facendo un test importantissimo che gli avrebbe poi permesso di diventare a sua volta un esaminatore. E mi ricordo anche che quando io riuscii a ottenere la mia medaglia ero così felice che suonai il fischietto anche se non potevo. I miei nervi! E chi si è spaventato ed è finito addosso all'esaminatore mentre fuggiva chiamando a squarciagola la mamma? E tu saresti stato bocciato se io non avessi ammesso il mio errore, Simpkins. Hai ragione. Coco, vogliamo ricominciare l'esame da capo? Questa volta però farei a meno di quella geggia infernale. Forse Irving può riciclarlo. Allora, che ne dice di me? Sono promosso? Sì, scusa. Sei andato molto bene, Wilson. Avrai la tua medaglia. Ce l'ho fatta! Oh, bravo! Buona la densità schiumosa. Difficile la fase di risciacquo. Eppure mi sento pulito come uno sfregio. Non era previsto che questo accadesse. Abbandono delle vite! Così va molto meglio. Forza, tutti indietro! Indietro! Oh, per tutti i fischietti! Una parte del pilone è ceduto. Può essere riparato? Sì, ma mi servirà del cemento e non sarà pronto prima di domani. Domani? Oh, accipicchiola! È la parata di benvenuto! Che regga bene? Sì! Come la roccia! Prima di iniziare, mi piacerebbe dire qualche parola. Sua eccedenza vuole parlare! Ero un po' nervosa per questo nuovo incarico, ma visto che quest'oggi ho avuto modo di poter visitare Chuggington, quasi tutta Chuggington, io sento di poter dire di conoscere molto bene questa splendida città. Avete lavorato duramente per accogliermi e io sono contenta di essere il vostro sindaco. Sua eccellenza, posso avere il grande onore di farle attraversare il ponte? Con infinito piacere. Un bel pezzo di ottone. Qualcuno ha perso una tromba. Mi scusi, posso prenderla? Sarebbe perfetta per la mia collezione. Non vedo perché no. Wow, grazie! Adesso porto il vagone allo smistamento rifiuti. Oh, devo assolutamente liberare i binari. Non preoccuparti, posso occuparmene io. Fantastico! È un'ottima locomotiva, molto solida. Ecco fatto. Ora è tutto a posto. Ti ringrazio, Lampo. Oh, accipicchiola! Oh, capperi. Il trofeo! Oh, no! Non chi se lo merita. Silenzio! Il sindaco sta per parlare. Buonasera a tutti voi e ben arrivati. Stasera avrò l'onore di dare un premio ad un treno molto, molto speciale. Facciamo salire sul palco il mio assistente. Diamo il benvenuto a Denzel, il mio nipotino. Oh, il suo nipote? Non me l'aspettavo proprio. Che bella sorpresa. Ma guarda un po'. Sì, oggi ho chiesto a Denzel di aiutarmi a scegliere il vincitore. Quindi è una spia? Non proprio. Io sapevo che con me avreste fatto del vostro meglio e allora ho chiesto a Denzel di aiutarmi a valutare il vostro impegno. Perfetto! Quindi, senza ulteriori indugi, il treno dell'anno è...
Lampo! Sì! Sei forte, Lampo! Vai, evviva! Congratulazioni, Lampo! Ben fatto, Lampo! Non riesco a crederci! Grazie, Denzel!